Venerdì 16 maggio, una fiaccolata per le vie di Galati Marina. Dopo l'increscioso episodio della distruzione dell'oratorio, la comunità si stringe insieme con il suo parroco e con le altre comunità della zona per dire la voglia di ricominciare e continuare la bella realtà dell'oratorio, centro di convergenza di ragazzi e giovani. C'erano tutti, proprio tutti, alla fiaccolata promossa dalla comunità Santa Maria della Lettera di Galati Marina. Una comunità che sente il peso della distruzione di un luogo che, da soli 4 mesi, era diventato punto di riferimento per i suoi ragazzi e i suoi giovani. La buia serata si è illuminata di tantissime piccole luci, portate da tutti coloro che hanno voluto esserci. Un grande esempio di solidarietà attraverso il quale Chiesa e istituzioni civili si sono stretti insieme. Oltre ai vari parroci del vicariato, insieme alle loro comunità e ad altri sacerdoti, erano infatti presenti anche il presidente della prima circoscrizione, Vincenzo Messina, il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, onorevole Giovanni Ardizzone, e l'assessore comunale Filippo Cucinotta. Ma soprattutto c'erano loro, i ragazzi di Galati, che con striscioni e cartelloni hanno espresso la loro ferma e decisa volontà di ricostruzione. Non ci fermiamo, avete distrutto tutto ma non molliamo, nel nome di Gesù ricominciamo, continuiamo a camminare con Gesù. Cosa dice la comunità di Galati Marina attraverso questo momento particolare che vivremo? La comunità di Galati Marina ha un solo vocabolo: ricostruire e rifare il tutto di nuovo, meglio di prima, perché la comunità di Galati Marina ha bisogno di un luogo in cui incontrarsi, ha bisogno di ritrovare gli ideali che si sono persi in questa società, ha bisogno di vivere insieme, e siccome ha provato la gioia del vivere insieme, non la vuole perdere assolutamente, e dal giorno in cui è successo questo episodio increscioso possiamo dire che siamo ancora più uniti. Abbiamo capito che non vogliamo perdere il contatto umano che si era creato, contatto che ricostruiremo, continueremo rifacendo il tutto con grandissimi sacrifici, come è stato fatto. Speriamo nell'aiuto degli altri questa volta, però è stato fatto con grandissimo sacrificio, quindi siamo stati toccati noi personalmente, perché quello che è stato costruito nella parrocchia della Madonna della Lettera di Galati Marina con questo oratorio è stato fatto mattone su mattone da tutta la comunità. Questo episodio ha soprattutto colpito tutta la comunità di Galati. Comunità che reagisce intanto con questa fiaccolata e poi con una R molto importante: ricostruire. Noi continueremo e miglioreremo, faremo ancora di più perché abbiamo visto i ragazzi raccolti qua dentro, che non sono più a giocare per le strade. Abbiamo visto la gioia di questi ragazzi dello stare insieme. Abbiamo visto i ragazzi più grandi aiutare i bambini piccoli, spiegargli i giochi che non si conoscono, che non conoscono questi bambini, non sanno più come si gioca a flipper, non sanno più come si gioca a ping pong, non sanno andare sull'altalena, cioè giochi che sono la felicità di questi bambini, e noi non vogliamo gli occhi spenti dei bambini che abbiamo visto martedì pomeriggio quando sono usciti dalla scuola elementare e sono passati dall'oratorio bruciato. Non vogliamo vedere lacrime nel viso dei bambini proprio per questo episodio talmente terribile che non si può neanche definire, perché sono stati colpiti soprattutto i ragazzi. Questa fiaccolata di questa sera non vuole essere una protesta, ma
una comunità che esce nello spirito di Cristo a pregare proprio come ci insegna il Signore: amate i vostri nemici, amate coloro che vi perseguitano, perché attraverso questa preghiera che noi faremo comunitaria e così anche con i nostri paesani di Galati, il Signore veramente possa aprire i cuori a queste persone che ancora non comprendono veramente quanto è importante attraverso queste strutture raccogliere giovani, dare gioia ai bambini, alle famiglie e alla comunità. Proprio l'intenzione mia questa sera è proprio mettere nel cuore di Gesù Cristo queste persone, perché il Signore veramente possa illuminare i loro cuori. Attraverso il canto e la preghiera, la numerosa folla di persone ha percorso da un capo all'altro la via principale di Galati Marina, rientrando poi in chiesa per il momento conclusivo. Nonostante il rammarico, abbiamo colto la grande voglia di ripartire, la gioiosa speranza sul volto di tutti i ragazzi, un forte segno di comunione per dire a tutti l'importanza di centri di aggregazione come l'oratorio. È proprio vero. Come il chicco di grano che per maturare e portare frutto deve prima morire nel terreno, tante nostre realtà trovano dall'esperienza della morte la spinta per risorgere e rinascere a vita nuova, sostenuti dalla forza del Cristo risorto. E questo è il nostro augurio anche per la comunità di Galati Marina.